Ciao, vediamo insieme come realizzare un effetto soffice con Adobe Illustrator. Gli step da seguire sono veramente pochi ed estremamente intuitivi. Bene, la prima cosa andiamo a selezionare lo strumento ellisse dalla parete degli strumenti e con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse andiamo a disegnare un cerchio, magari di queste dimensioni, sulla nostra tavola. Poi con la combinazione di tasti sempre Shift più clic del mouse possiamo andare a ridimensionarlo in modo proporzionale, più grande o più piccolo. E lo sistemiamo nella parte superiore. Dopodiché andiamo ad associare un colore di sfumatura, magari attraverso il pannellino sfumatura, associando una sfumatura già esistente che poi possiamo andare a personalizzare magari in questo modo, facendo in modo che la sfumatura sia associata al colore di riempimento e non al colore della traccia. Lo posso controllare anche dalla parte finale della palette degli strumenti. Annulliamo in questo caso il colore di traccia. Andiamo a fare una copia di questo cerchio proporzionato con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse, oppure semplicemente, una volta che il cerchio è stato selezionato, dal menu in alto modifica copia e modifica incolla. Con la guida sensibile rosa io posso incolonnarlo e allinearlo centralmente rispetto al cerchio originale. Mi assicuro chiaramente dal pannello visualizza che le guide sensibili siano attive. Dopodiché le vado a selezionare entrambi e dal menu oggetto vado ad applicare la mia fusione. Quindi crea e di nuovo dal menu oggetto, fusione, opzione di fusione. Da qui vado a settare un numero di passaggi specificati piuttosto alto, diciamo tra 500 e 700. Attivo la modalità anteprima in modo da vedere il risultato in diretta e do l'ok. Dopodiché sposto lateralmente o anche leggermente fuori dall'area di lavoro la fusione appena creata tra le due forme, disattivo la selezione della fusione tra le due forme, dopodiché mi sposto sulla palette degli strumenti e vado a selezionare lo strumento pennello. Mi assicuro che dalla palette degli strumenti sia attivo soltanto il colore traccia e vado a disegnare la mia forma con lo strumento pennello. Chiaramente posso regolamentare, quindi parametrare le caratteristiche dello strumento pennello semplicemente dalla parte alta, quindi dal pannello dinamico, settando magari un certo numero di punti che vanno a regolare lo spessore del pennello e magari la definizione della punta, quindi l'intensità della punta attraverso il relativo menu a tendina. Chiaramente lascio un'opacità massima in modo da renderlo perfettamente visibile. Dopodiché vado a disegnare la mia forma, che sarà poi oggetto dell'effetto finale. Ora vado a selezionare il mio tracciato, perché di un tracciato si tratta, con solo bordo attivo, quindi solo traccia attiva. Vado a selezionare anche insieme la fusione tra le due forme fatta precedentemente e vado sul menu oggetto, sempre fusione, però a questo punto devo andare a sostituire il dorso del tracciato disegnato con il pennello con la fusione tra le due forme. Ed ecco qua. Ora, questo potrebbe essere tranquillamente un oggetto che ci ricorda tranquillamente un effetto gommoso o comunque plastificato, ma noi non siamo soddisfatti, andiamo avanti e lo selezioniamo. Poi andiamo sul menu effetto, distorci e trasforma e contorni frastagliati. Illustrator ci mette a disposizione attraverso questo pannellino di opzioni una serie di parametri da regolamentare che ci permetteranno di andare a personalizzare in modo assolutamente creativo i contorni dell'oggetto che abbiamo appena realizzato attraverso i parametri dimensione e dettagli. Assicuriamoci però chiaramente di attivare sempre la modalità anteprima in modo da vedere le modifiche live. Andiamo quindi a modificare il valore dimensione portandolo ad un parametro di 40-45%. E lasciando la modalità relativa andiamo ad aumentare anche il numero dei dettagli, magari intorno al 28. Come vedete c'è questo effetto pelliccia, questo effetto soffice estremamente visibile grazie anche alla sfumatura. La sfumatura che abbiamo dato all'inizio consente di restituire un effetto di chiaroscuro e quindi di ombre e luci molto più realistico al nostro oggetto finale. Chiaramente possiamo decidere di attribuire questo effetto ai punti di ancoraggio arrotondati o angolati, possiamo lasciare di default settato il valore angolo e poi possiamo decidere di dare l'ok. Dal pannellino aspetto, che possiamo aprire in anteprima oppure dal menu finestra aspetto, facendo doppio clic sulla voce contorni frastagliati, o meglio sull'effetto, ci rendiamo conto che è un effetto per la sigla FX sulla destra, possiamo andare a personalizzare nuovamente il nostro effetto partendo appunto dall'ultima modifica. E qui possiamo andare ad esempio a cambiare, aumentando o diminuendo l'effetto finale, rendendolo magari ancora più realistico, ancora più dettagliato, ancora più preciso. Quando siamo soddisfatti del nostro risultato, diamo l'ok. Ricordiamoci sempre di attivare la modalità anteprima. Ed ecco il nostro risultato, che possiamo tranquillamente selezionare con un clic, cliccare su Esporta selezione,
Da qui gli andiamo a dare un formato di destinazione che potrebbe essere PNG, in questo caso andremo ad annullare lo sfondo se presente, oppure magari SVG o PDF per esaltarne le caratteristiche vettoriali, dopodiché esportiamo la risorsa e possiamo andarla a importare in un progetto esterno o in una grafica personalizzata già avviata. Altrimenti possiamo lavorare, continuare a lavorare su questa tavola con il nostro oggetto personalizzato e quindi con questo effetto soffice realizzato con Adobe Illustrator. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!